comunale chiusa dallo scorso giugno per i prossimi 2 anni. In attesa della nuova gestione, i sindacati hanno ottenuto garanzie per l'attuale personale che sarà reintegrato. Piscina di Mondovì continua ad essere chiusa con grande disagio dei monregalesi, però nelle ultime ore c'è una notizia buona che riguarda i lavoratori. Sì, finalmente siamo riusciti dopo alcuni mesi di trattativa a raggiungere un'intesa con il comune di Mondovì rispetto alla tutela dei lavoratori. I lavoratori dello sport in generale sono lavoratori poco tutelati e appena passata in via definitiva in Senato una legge delega su cui CGIL ha lavorato moltissimo. Sui lavoratori della piscina quello che abbiamo voluto ottenere è, oggi che la piscina è chiusa, delle garanzie per la loro ricollocazione domani all'interno della stessa struttura, quindi con un percorso che diciamo prevede un diritto di precedenza anche nella gestione delle assunzioni e anche attraverso una correzione del bando precedente, impegni da parte di chi si aggiudicherà la possibilità di gestirla, l'obbligo di prevedere l'assunzione dei lavoratori con contratti diretti e non come collaboratori sportivi laddove ce ne siano le caratteristiche. Quindi ci sono una serie di cose che abbiamo previsto a tutela dei lavoratori, una serie di impegni da parte dell'amministrazione comunale anche rispetto al periodo di attesa dell'apertura dell'impianto che è appena stato chiuso e che ci vorranno un paio d'anni per ristrutturare, quindi anche abbiamo attivato dei percorsi di assunzione temporanea per i lavoratori, quindi di assunzione temporanea attraverso progetti di pubblica utilità o cantieri di lavoro, che quindi non sono assunzioni ma sono comunque delle soluzioni temporanee che mantengono una indennità per i lavoratori e li mantengono all'interno di una realtà lavorativa, anche perché questi lavoratori non hanno diritto ad ammortizzatori sociali, quindi va ricordato che serve una copertura. In più abbiamo cominciato a raccogliere i curricula attraverso il comune, abbiamo tentato di collocare i lavoratori presso altre strutture sportive analoghe e nello stesso tempo anche attraverso altri servizi per quanto riguarda le figure amministrative, altri servizi che possano essere necessari. Ripercorriamo i motivi che hanno portato alla chiusura della piscina di Mondovì. Allora, la piscina di Mondovì doveva essere chiusa per lavori di ristrutturazione dell'ambiente a reazione del riscaldamento, ma si sono aggiunti altri lavori e dunque si protrarrà verso 24 mesi e anche di più per questi ulteriori lavori in aggiunta. E naturalmente è stata chiusa a maggio per queste cose dovute alla reazione non funzionante e c'è una inchiesta in corso della procura di Cuneo. La cronaca, 2 diciottenni cuneesi.